Siamo arrivati alla conclusione di questo bellissimo festival, di questi bellissimi tre giorni. È ovvio ed è scontato un grande ringraziamento prima di tutto a tutti gli scienziati che hanno partecipato a questo festival e che hanno dato la loro disponibilità. Ai tantissimi volontari che ci hanno aiutato in questi tre giorni non facile, finalmente ha smesso di piovere questa sera per fortuna, a Confagricoltura, non al sottoscritto ma a tutti i dipendenti di Confagricoltura, vorrei qui con me perché devono essere visibili il mio direttore Beatrice Mautino e il gruppo di Frenta, che senza di loro tutto questo era irraggiungibile. Anche Emiliano, Elena, per farla breve, il più grande applauso va a tutto il pubblico, più di 16.000 persone che in questi tre giorni hanno affollato i nostri convegni. Non abbiamo la pretesa di puntare un faro e di essere la verità, abbiamo solo e soltanto la pretesa di raccontare quella che è la realtà, raccontare quella che è l'evoluzione, raccontare quella che è la scienza nel modo che a noi è più consono, confrontandoci con tutti quelli che hanno voluto confrontarsi con noi. Io vi ringrazio infinitamente, ringrazio gli sponsor perché sono stati pilastro di questa organizzazione, ringrazio Assica che questa sera ci ha dato la carne, tanto per nominarne uno. Vi ringrazio, vi aspetto nel 2018, il prossimo anno, perché saremo ancora qui con nuove cose e soprattutto saremo ancora con la fame e la voglia di raccontare quella che è la scienza unita al cibo e quella che è oggi la nostra grande agricoltura italiana. Grazie e buona festa. È il sindaco della città di Mantova, quindi Mattia, veramente. Grazie a te, grazie a tutta la città che ci ha abbracciato in questi tre giorni. In realtà... ringraziamento davvero a Matteo, Confagricoltura, Frame, perché è una sfida ed è una sfida che possiamo dire che è stata vinta. Io ho detto prima alla Gazzetta, mi ha chiesto, dammi, ti faccio una considerazione, una battuta. Ho detto la prima cosa che è venuta in mente, ma è la verità che si è sentito oggi al Bibiena mentre ascoltavo un evento, un'iniziativa, sono uscito un attimo perché ho ricevuto una telefonata, tra l'altro del Ministro dell'Agricoltura che mi fa i complimenti e si congratula per la riuscita, e fuori c'era una fila con almeno un centinaio di persone che attendevano di poter entrare all'evento successivo. La verità è che è nato un nuovo festival, possiamo dire questo, e che Mantova è la città dei festival, questo format funziona. E permettetemi di dire che in un tempo nel quale si sfiora tutto e si approfondisce spesso molto poco, riuscire a creare un appuntamento dove la scienza viene divulgata in modo semplice e comprensibile, io sono riuscito a capire delle cose, se lo capite io credo che tutti possiamo averle capite, e riuscire a fare questo è davvero un atto di generosità e al tempo stesso io credo sia un fatto rivoluzionario, in un tempo nel quale gira di tutto e non si sa mai come riuscire a prendere le cose, siamo anche un po' disorientati. Un appuntamento come questo è un appuntamento che aiuta a comprendere, a conoscere, anche a criticare, perché è giusto che sia così, a confrontarsi, ma è davvero un atto di generosità alla città e a tutte le persone che sono venute da fuori città. Io ho incontrato tanti studenti che sono venuti da facoltà di agraria fuori provincia, fuori regione, e quindi c'è un'attenzione, c'è davvero la voglia di conoscere, e quindi appuntamento 2018, è un arrivederci, è un arrivederci, sarà ancora più forte, ancora più importante, grazie davvero a Confagricoltura, grazie a Frame, a tutto lo staff, Matteo che con te ha messo a terra un'idea ambiziosa e a questa idea ha trovato il consenso delle persone, per cui avanti tutta e buona serata, grazie. Grazie, grazie a voi.